che questa mattina sento forte nel mio spirito. Spero di poterla condividere perché è una riflessione che si amplia e prende così tante aree della scrittura che quando mi sono un attimo accinto a vederla la mia mente si è confusa e allora chiedo che lo Spirito Santo mi dia capacità questa mattina di poterlo tradurre in un linguaggio semplice, comprensibile, che sia di edificazione per ognuno di noi. Il versetto di base da cui partiremo è un versetto abbastanza conosciuto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, dopo aver parlato dei fondamenti, lo scrittore alla lettera agli Ebrei, dopo aver detto che c'è il rischio per quelli che hanno conosciuto le potenze del mondo a venire, hanno gustato i doni celesti, eccetera, eccetera, se si tirano indietro. Quindi quando raggiungiamo una levatura spirituale altissima, quasi angelica, e prendiamo una decisione contro Gesù, lì chiaramente è dura, è grave, come d'altronde gli angeli, voi sapete, non hanno avuto una seconda opportunità. E questo è comprensibile perché gli angeli erano pienamente coscienti quando c'è stata la ribellione angelica di chi era Dio. Non è che conoscevano in parte o avevano una visione offuscata come la nostra. Loro erano proprio davanti alla gloria di Dio e in piena consapevolezza, in piena coscienza hanno deciso di ribellarsi. E quindi, essendo agenti morali liberi in origine, poi si sono schierati in una certa parte, dalle parti di Lucifero, del principe della luce negativa. E dopo aver parlato di questo, c'è una esortazione importante che vogliamo questa mattina considerare insieme. Capitolo 6, verso 11. Soltanto, solo questo. Che poi dice soltanto, però è tanto, non è che è poco. Desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza, nel senso di perseveranza, ereditano le promesse. Amen. Fino a qui la parola di Dio. Cerchiamo un attimo di concentrarci su questo piccolo versetto che ha un contenuto così grande che secondo me racchiude tutta la parola di Dio. Intanto cerchiamo di riflettere insieme sulla prima parola che ci viene espressa in questo piccolo verso. Zelo. Cos'è lo zelo? C'era un partito, ai tempi di Gesù si chiamavano gli zeloti, non so se viene da questa origine, ma lo zelo è un impegno assiduo, potremmo dirlo in parole più semplici, perché è importante capire che le parole di Dio non rimangono parole così senza forma, ma hanno una traduzione pratica, reale. Cos'è lo zelo? È un impegno assiduo e diligente con cui si affrontano diversi compiti, doveri, o potremmo dirlo in un'altra maniera, è un entusiasmo, un fervore con cui si aderisce a un'idea o ci si adopera per una causa. È chiaro questa parola? E voi sapete che esiste uno zelo iniziale nella conversione che sicuramente ha delle componenti importanti perché è chiamato il primo amore e spesso nella scrittura c'è questa esortazione al ritornare al primo amore. Se ricordate, ma voi sapete che lo zelo iniziale ha anche altre caratteristiche che sono quelle di pensare che nel momento in cui abbiamo incontrato Gesù non abbiamo più problemi. E questo veramente è un problema perché ignora quel processo che comincerà nel momento della conversione che si chiama rinnovamento della mente. Quindi lo zelo sicuramente è una espressione importante del cammino cristiano, infatti c'è un'esortazione in Apocalisse 2,4, l'abbiamo appena citata, ma siamo spesso ignoranti di quel processo di rinnovamento della mente, ricordate
Paolo, Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qui la parola di Dio ci fa comprendere in una maniera chiara che potremo fare esperienza della volontà di Dio semplicemente se ci rinnoviamo, se cambiamo quelle attitudini, quei processi mentali che si sono conformati nel corso della nostra vita alla logica perversa di questo mondo. Senza la comprensione di questo processo di rinnovamento, quindi che è un processo graduale in cui non possiamo istantaneamente essere perfetti, si può sfociare in un delirio, si può sfociare in un fanatismo, si può sfociare in un integralismo. Spero di potermi spiegare meglio. Cosa voglio dire? Cioè quel tentativo di una mente ancora carnale, di una mente ancora non rinnovata, di aderire e rimanere coerente a un progetto che invece è spirituale. Cioè, come a dire, se noi non rinnoviamo la nostra mente, non comprenderemo il progetto di Dio e cercheremo di portarlo avanti con le energie carnali. Quindi, non sta parlando l'Apostolo, no, nel caso del rinnovamento, di uno zelo, di un impegno che nasce dalla carne, ma sta parlando di un'opera profonda e vogliamo sottolinearla appena questa mattina per capire come si può sviluppare nella nostra vita. Quindi non è uno zelo frutto di una coerenza mentale, perché voi sapete che la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata, di capire i progetti di Dio, di trovare le risorse di Dio, e se noi vogliamo servire Dio senza rinnovarci, alla fine faremo danno. Dio ha lavorato parecchio sulla mia vita in questo settore, perché io pensavo che fare la volontà di Dio significava essere in un posto, fare questo, fare quell'altro, andare di qua, andare di là, e ogni volta pensavo che non ero nella volontà di Dio perché non mi trovavo nel posto giusto, e Dio ha dovuto lavorarmi per farmi capire che il problema non era il posto giusto, ma era la testa giusta. E io non avevo la testa giusta, nel senso che non rinnovandomi, non cambiando certe cose della mia vita, tutto il mio zelo, tutto il mio impegno, tutto il mio andare a destra e a sinistra, a partire in ogni occasione, mi portava sempre al fallimento, alla crisi, quindi a uno zelo, potremmo dire in altre parole, senza conoscenza. Ma anche qui dobbiamo chiarire cos'è conoscenza, perché io pensavo di conoscere, ma voi sapete, spero che lo stiate capendo, che conoscenza nel senso biblico è una stessa cosa, diventare una stessa cosa con Dio. Perché io posso dire, io conosco la pace di Dio, però non divento una stessa cosa con la pace di Dio. Quindi in nome della pace di Dio io colpisco i miei fratelli, capite come il processo è sottile? Conoscere Dio, quindi uno zelo con conoscenza, significa, come vedremo meglio tra breve, una capacità di aderire al progetto di Dio, non soltanto come direttiva, ma come risorse, cioè utilizzando la pace, l'amore, i frutti dello Spirito Santo per compiere le opere di Dio. Quindi non una coerenza semplicemente mentale, perché io mi ricordo che quando mi adoperavo per portare la pace di Dio, sapevo che Dio voleva portare pace, ma io ero in conflitto, quindi cosa portavo nella vita degli altri? Il mio conflitto. E allora, zelo è importante che comprendiamo che deve essere accompagnato a conoscenza, identificazione, rinnovamento della mente di Dio. Questo tipo di zelo negativo può diventare distruttivo perché espressione o della ricerca di un merito o della paura di perdere la salvezza. Quante persone, e qua non sto parlando di cristiani, hanno uno zelo incredibile, fanno cose inverosimili, fanno sacrifici
incredibili. Perché? Perché non hanno compreso la grazia di Dio. Quindi sembra che debbano conquistarsi questa grazia e quindi saranno sempre in crisi nel dire: ma ho fatto abbastanza da essere salvato? E allora lì l'importanza del messaggio della grazia, che tu, che hai realizzato che non possiamo essere salvati per i nostri meriti, puoi portare agli altri, a quelli che si stanno impegnando in uno zelo senza comprensione, senza conoscenza, e hanno bisogno di questo messaggio. Ma attenzione, anche quelli che hanno ricevuto la grazia di Dio, e voi siete tra di questi, hanno bisogno di comprendere meglio per non scadere, come meditavamo qualche giorno fa in un ritiro, o nel fatalismo da una parte, o nell'attivismo esasperato dall'altro. Non voglio approfondire la controversia che ci fu tra Calvino e Arminio su predestinazione, ma capite bene come possono cambiare le cose se in qualche modo viviamo o una esagerata sensazione della predestinazione, come a dire: se è scritto, se deve succedere, succederà. Quindi l'atteggiamento calviniano in cui tutto in qualche modo è già preordinato, c'è una preelezione, una predestinazione, quindi se non siamo predestinati allora meglio non fare niente, perché non cambierà niente. Al contrario di altri atteggiamenti in cui invece si parla della importanza di quello che tu puoi fare. E allora l'ansia continua di perdere la salvezza, capite? Queste cose possono produrre uno zelo, ma non è lo zelo di cui stiamo parlando questa mattina. Questo zelo ancora è collegato a visioni umane, a estremismi umani, in cui ci confrontiamo con situazioni e restiamo imprigionati da una coerenza semplicemente umana. Quindi attenzione, questa mattina cercheremo di comprendere meglio che cos'è questo zelo. Forse non riusciremo a concludere questo studio, come vedete si amplia, ma è importante che lo cominciamo a masticare, è importante che cominciamo a comprendere cosa Dio ci sta chiedendo di fare, perché potremmo, ripeto, andare agli estremi opposti, cioè a un immobilismo, a un fatalismo, a una passività, ma anche a un'ansia che ci distrugge. Potremmo fare 100.000 esempi, il primo che mi viene è per esempio il fatto della salvezza degli altri. Se io appena sto lì e mi siedo a tavola per mangiare, dopo una giornata di lavoro, comincio a pensare che il tempo che sto sprecando mangiando potrei annunziare la salvezza a 10 persone che se ne vanno all'inferno perché io sto mangiando, allora capite bene che io non posso mangiare più. Una coerenza semplicemente mentale produce un meccanismo di zelo incredibile, ma che alla fine non è positivo, perché io mi distruggerò, perché non riuscirò a fare niente con la ossessione. Ma dall'altra parte, se io, pericolo contrario, ecco, noi purtroppo siamo degli estremisti come esseri umani, se noi cominciamo a dire: ma è Dio che deve salvare, è Dio che deve operare, è Dio che... A quel punto noi mangiamo, beviamo, ci facciamo i nostri affari, le nostre cose, e non ci preoccupiamo invece di collaborare col progetto di Dio. Capite ancora una volta il pericolo di estremizzare. Nel primo caso ci sarebbe uno zelo eccessivo, nel secondo caso ci sarebbe questa malattia che questa mattina vogliamo vedere insieme, perché non mi voglio concentrare sullo zelo, mi voglio concentrare sull'indolenza, perché credo che il nostro problema non sia più sullo zelo, ma sia più sull'indolenza. Quindi vi ho solamente accennato questa prima parte per dire che lo zelo è importante quando c'ha una conoscenza, c'ha un equilibrio e non è una coerenza semplicemente mentale. Spesso rischieremmo, se no, di demandare a Dio tutto quello che dobbiamo fare, quindi è importante chiedersi se Dio vuole. Vedi Giacomo 4,13, ricordate quella scrittura che sottolinea: e ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo.
mentre non sapete quello che succederà domani. Cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma questo, se Dio vuole, non è un modo di dire se Dio vuole, ma è un cercare la sua volontà, collaborare con quello che è il progetto di Dio, comprendere, in altri termini potremmo dire, quelle opere che sono state preparate dinanzi a noi perché noi le operiamo. Non quelle che sono state preparate per gli altri, ma quelle che Dio ha messo nel nostro cammino, imparare a collaborare con il progetto di Dio, quindi scoprendo le opere che Lui ha preparato e cercando la volontà di Dio per diventarne collaboratori zelanti. Prima Corinzi 15:10 è molto espressiva di questo. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Qui vediamo un concetto importante, altre volte lo abbiamo sottolineato, cioè di una grazia che fatica. Quindi fatica significa zelo, impegno. L'Apostolo Paolo aveva imparato a impegnarsi perché aveva collaborato con la grazia, aveva scoperto le risorse di Dio e questa scoperta lo aveva portato a impegnarsi. Capite? Cioè, la grazia fatica significa che scoprendo la volontà di Dio, scoprendo il cuore di Dio, scoprendo l'amore di Dio, siamo coinvolti progressivamente nel suo progetto. Se noi non scopriamo il cuore di Dio, l'amore di Dio, la compassione di Dio e cerchiamo di aderire al suo progetto semplicemente come coerenza mentale, noi saremo zelanti, ma questo non sarà fruttuoso nella nostra vita. Quindi la grazia fatica significa che lo zelo è prodotto dalla scoperta della grazia, dell'amore di Dio. Quando io sento l'amore forte di Dio per qualcuno, per qualcosa, per un progetto, io sarò indotto ad adoperarmi per quel progetto. Non so se è chiaro questo concetto. Cioè, se io sento realmente la spinta dell'amore di Dio, di pace, io mi sentirò chiamato in un progetto dove porterò questa pace e mi adopererò per la pace. Quindi non più sono zelante, più realizzo necessariamente la grazia di Dio, ma più realizzo la grazia di Dio, più posso essere zelante, più posso impegnarmi, più posso vedere le opere che Dio ha preparato. Siamo chiamati ad affaticarci, essere zelanti nel Signore. Questo è evidente in tutta la Scrittura. Cito solo un verso, Prima Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, siate saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sostituiamo la parola fatica al vostro zelo e comprendiamo che il nostro zelo nel Signore non è vano. Nel Signore significa nel progetto specifico che Dio ha per la nostra vita, significa con le forze del Signore, non solamente nel Signore, nel nome del Signore, perché voi sapete che nel nome del Signore si sono fatte cose zelantissime come le crociate o altre cose di questo genere che non avevano niente a che fare con Dio. Nel Signore l'impegno, lo zelo nasce da un contatto reale con Dio. Ecco perché la Chiesa viene chiamata in questo periodo a un contatto più profondo con lo Spirito Santo, a un contatto più profondo col cuore di Dio, perché questo soltanto potrà produrre uno zelo che non sia carnale, uno zelo che non sia fanatico, uno zelo che non sia settario, uno zelo che sia veramente l'amore che vuole e desidera il bene di ognuno. Andiamo verso la riflessione finale. Quindi vedete come la parola zelo già mette
in moto un sacco di riflessioni. Dimostriamo uno zelo costante per non diventare indolenti. Ed è un'altra parola su cui questa mattina vogliamo spendere qualche piccola considerazione. Cos'è l'indolenza? Cosa significa essere indolenti? Che parole vi vengono con l'indolenza? Pigrizia, 1. Apatia, 2. Insensibilità, indolenza, ha a che fare con una radice di dolore, indolenza. E io voglio che riflettiamo un momento questa mattina perché è facile cadere nell'indolenza, cioè pigrizia, queste tre definizioni almeno, apatia, insensibilità. Prima di tutti, pigrizia. Tutto il libro dei Proverbi ha delle massime particolari sulla pigrizia, se le andate a leggere, ve ne cito semplicemente alcune velocemente. Proverbi 12:27, il pigro non arrostisce la sua caccia, ma la solerzia è per l'uomo un tesoro prezioso. Il pigro non arrostisce la sua caccia, cioè caccia, ma poi non ha un beneficio perché si ferma a metà. E ancora, l'anima del pigro, Proverbi 13:4, desidera e non ha nulla, ma l'anima dei diligenti sarà soddisfatta appieno. E ancora, ce ne sarebbero tantissimi, il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. Questa è un'immagine incredibile. Cioè, va lì e io mi chiedo perché poi non la porta alla bocca? Perché pensa che è un veleno? Perché pensa che non vale la pena mangiarla? Ci sono tante ragioni. Sapete che tante volte la pigrizia nasce proprio dalla sfiducia, dalla delusione che si è creata nelle nostre esperienze cristiane. Abbiamo cercato fortemente di raggiungere degli obiettivi esterni, interni, non ci siamo riusciti e piano piano è subentrato lo scoraggiamento. E lo scoraggiamento è molto amico della pigrizia, perché è come a dire che il tuo ragionamento è: ma io chi me lo fa fare? Tanto non cambia niente. Quindi una sorta di ritirata strategica nella pigrizia, ma probabilmente perché lo zelo è stato carnale. Il frutto, vi sembrerà strano, di uno zelo carnale può essere una pigrizia cronica. Cioè di uno sforzo incredibile di raggiungere un sacco di risultati, poi delusione totale su tutti i settori, allora piano piano pigrizia, sfiducia nella possibilità di cambiare le cose, di cambiare le circostanze. La pigrizia sicuramente è un mostro in agguato, non soltanto per quelli che sono pigri da quando sono nati, quelli già si proteggono da eventuali delusioni, come a dire, aspettano che il cibo gli cada direttamente in bocca, se no non lo mangiano, ma soprattutto per quelli che si sono adoperati fortemente e poi sono andati in crisi, questo si può trasformare in una pigrizia. Ma senza spendere ancora su questo termine, ci rifletterete meglio, apatia, perché si diventa apatici? Perché si diventa apatici? Che significa apatia? Mancanza di pathos, mancanza di coinvolgimento. Ma ancora una volta, perché? Perché ci siamo così lasciati coinvolgere da tante cose che poi si sono dimostrate una fregatura, che piano piano perdiamo la spinta, perdiamo la motivazione. Sapete che l'apatia è un passaggio obbligato nella vita del cristiano? Perché? Perché all'inizio usiamo tutte le motivazioni carnali che sono più forti. Ti farò vedere io, nel nome di Gesù ti distruggerò, nel senso buono ti distruggerò, diavolo, magari distruggerò, però magari distruggiamo pure il fratello, cioè che è un poco,
Cioè usiamo le spinte carnali con grande forza, con grande motivazione, poi Dio comincia a operare nella tua vita, comincia a liberarti dall'amarezza, comincia a liberarti da altre spinte carnali e tu piano piano diventi demotivato, come dire, non c'hai più voglia di fare niente, perché prima magari lo potevi fare per metterti in mostra, lo volevi fare per dominare, lo volevi fare per chissà quale ragione, per orgoglio. Una volta che Dio comincia a lavorare su queste cose e ti leva queste energie, sembra che cominci a diventare apatico, che non ti va di fare niente. Cioè, com'è possibile? Non mi va di fare niente. Poi specialmente quando qualcuno scopre l'amore di Dio e scopre che Dio lo ama anche se non fai niente, questo diventa una motivazione ancora più forte, perché è come se dicessi, ma tanto mia madre mi ama anche se io non l'aiuto a casa. E allora piano piano dice, ma perché lo devo aiutare? Capite? Una falsa comprensione dell'amore . Una guarigione dalle motivazioni di paura, perché spesso siamo tenuti controllati dalla paura. Guai a te se non fai questo, maledizioni sulla tua famiglia, maledizioni su questo, guai a quello, guai. E mia, uno sempre sull'attento, zelante, corre di qua, corre di là, perché se no dice, se sgarro un attimo mi becco una maledizione. Quindi, tremendo. Poi quando comprendiamo l'amore di Dio, che non c'è una maledizione, che allora all'inizio lo scoprire, paradossalmente l'amore di Dio ci può portare a un'apatia, finalmente mi posso rilassare. Però attenzione, perché questo rilassamento non diventi pigrizia. È bello rilassarsi, capire l'amore di Dio, è bello sapere che Lui ci ama a prescindere da qualunque cosa, ma che questo non diventi un sottile modo per entrare poi nella apatia, nella pigrizia, nella mancanza di motivazione, perché in realtà questo poi ci tira sempre più lontano dalla presenza e dall'amore di Dio, perché non lo comprendiamo più man mano che ci abbandoniamo alla nostra apatia, alla nostra pigrizia. E poi sapete cosa succede quando uno diventa apatico? Che arriva qualcun altro a proporti una animazione. C'è un grande animatore, nel senso distruttivo, che cerca di sfruttare la tua apatia, la tua mancanza di motivazioni per coinvolgerti in qualche cosa che ti darà un po' di gioia. Ed è tremendo vedere quanti cristiani che si sono abbandonati all'apatia, alla pigrizia, vengono coinvolti in trappole diaboliche. Ed è triste, ed è tremendo. Quindi attenzione. E ancora l'ultimo aspetto che abbiamo voluto sottolineare, ci avviamo alla conclusione questa mattina, la insensibilità, indolenza, incapacità di dolore, da che cosa può essere derivato? Se non da un atteggiamento anche di difesa. Altro che soffrire con chi soffre. Me ne sto per i fatti miei, così non soffro più. Mi ritiro, mi isolo emotivamente, mi richiudo, così non soffro più. È troppo grande il dolore che c'è intorno a me, mi devo proteggere, divento cinico. È un rischio che solamente la grazia di Dio ci può levare, perché quando scopriamo la sofferenza che ci circonda, mamma mia quant'è, perché già basterebbe la nostra, se poi guardiamo quella che ci circonda, veramente vorremmo andare con Dio per non vedere più niente, vorremmo andare subito in paradiso per non vedere più il dolore, il male. E tante volte un'alternativa a questo andare in paradiso, perché ancora qualche anno magari è buono che restiamo su questa terra, diventa l'insensibilità, cioè il distacco, il prendersi le distanze e ignorare la sofferenza dell'altro. E quando dico insensibilità non parlo delle sofferenze del terzo mondo, anche se una chiamata particolare che sentiamo nel nostro movimento è per i poveri in tutti i sensi, ma io dico una indolenza, una insensibilità alla persona che ti sta accanto, che di solito si chiama moglie, marito, figlio, madre, eccetera, eccetera, una insensibilità al dolore degli altri,
perché abbiamo cercato forse di aiutarlo con le nostre forze, ci siamo resi conto di non riuscirci e siamo diventati chiusi, apatici, pigri, indolenti. Capite come l'insensibilità può diventare un mostro sottile, apparentemente per vivere meglio, ma che piano piano ci rende impermeabili alle richieste di aiuto di chi ci sta attorno. Diventiamo insensibili. Ma andando alla conclusione questa mattina, dice la Scrittura, rileggiamolo, soltanto desideriamo, e questo è il desiderio dello scrittore della lettera agli Ebrei per te questa mattina, che ciascuno di voi, tu, dimostri sino alla fine lo stesso zelo, questo impegno, questa cooperazione, collaboratori della grazia di Dio, affinché non diventiate indolenti. Cioè hai bisogno di scoprire che Dio ti sta coinvolgendo in qualcosa, che Dio ti chiama a fare la tua parte. Non devi fare la parte di Dio perché sennò sarai frustrato, ma non devi fare neanche la parte di chi si isola e si distanzia, e è come ancora una volta vediamo che l'equilibrio è la cosa più difficile, solamente lo Spirito Santo ci può dare questo equilibrio, perché noi saremmo squilibrati, o ci sostituiamo a Dio, o diciamo a Dio fai tutto tu, o faccio tutto io, ma com'è difficile trovare una via di mezzo che ci permetta di rimanere zelanti, partecipi, attenti al nostro piccolo apporto nell'opera della Chiesa, perché tu sei un mattone, non un matto grande, un mattone. Una parte dell'opera di Cristo è in te e tu hai bisogno di scoprire questa parte, hai bisogno di adoperarti per questa parte perché tutto il corpo ne abbia beneficio. Il tuo zelo non è lo zelo di dire io posso fare a meno di tutti, io non ho bisogno di nessuno, io sono completo, no, ma è l'apporto a quello che è il corpo che si sta muovendo, il corpo che lo Spirito Santo sta costruendo. E allora lo zelo del mio fegato diventa una grande benedizione, perché tutte le sostanze tossiche che entrano dentro di me vengono neutralizzate. Immaginatevi se il mio fegato smettesse di essere zelante. Mamma mia, andrei in coma epatico, comincerei veramente a avere deliri. Ogni parte del corpo ha bisogno di scoprire il suo impegno, ha bisogno di scoprire la sua parte di azione nell'insieme, e per scoprire la sua parte d'insieme intanto deve avere un concetto dell'insieme, perché se non ha il concetto dell'unità, dell'insieme, dell'unità nella diversità, non può funzionare. E poi mano a mano che funziona, il tuo zelo diventerà il mio beneficio, come la tua indolenza diventerà il mio problema. Della serie alziamo tutti un peso, 3 lo alzano, 10 non lo alzano, e quindi ai 3 gli viene l'ernia. Capite? Lo zelo tuo, l'impegno tuo, il combattimento tuo, la tua intercessione, la tua preghiera, non la tua indolenza, la tua preghiera, il tuo impegno diventa un beneficio per tutto il corpo. Non siate indolenti, ci alziamo in piedi, ma siate come quelli che per fede e perseveranza e pazienza ereditino le promesse. Fratelli, sorelle, è questo il succo del messaggio. Ognuno di noi si è confrontato con uno zelo carnale e con un'indolenza carnale. Magari uno zelo camuffato di spiritualità, ma carnale, e un'indolenza camuffata di spiritualità, come a dire, ma deve volere Dio. Dio, quando vuole Dio, se Dio vuole. Abbiamo avuto questi estremi, ma questa mattina lo Spirito Santo vuole darci il senso di uno zelo vero.
di un impegno che tu, per la tua piccola parte, potete fare. Ci sono opere preparate per te, per me. E abbiamo bisogno dello Spirito Santo per vedere quelle opere, per non rimanere imprigionati nella nostra indolenza. Per fede e perseveranza possiamo vedere realizzate le promesse di Dio. Dio ti sta chiedendo di crederci, al di là delle tue sconfitte, al di là delle tue situazioni. Dio ti sta chiedendo di ritrovare un senso chiaro della sua guida nella tua vita. Dio ti sta chiedendo di intendere bene la sua volontà, perché i giorni sono malvagi. Dio ti sta chiedendo di vedere ogni giorno, a parte i compiti che c'hai da svolgere come casalinga, come impiegato, come qualunque cosa, come studente, Dio ti chiede di guardare in quel giorno cosa Lui vuole insegnarti. Questo ti creerà uno zelo, questo ti farà capire che c'è una lezione ogni giorno per la nostra vita, che c'è un cammino in cui Dio ti chiede di collaborare, di fare la tua piccola parte. E questa piccola parte la potrai fare, e concludiamo questa mattina con queste due chiare manifestazioni della vita spirituale, cioè la fede, la fiducia, il guardare nel mondo invisibile, il credere al di là delle situazioni, l'appoggiarti su quello che Dio ha detto perché è più vero di quello che tu senti, la fede, il continuare attraverso anche la speranza, che è un gradino precedente a realizzare quello che è il progetto di Dio, aspettarlo quando non arriva subito, perseverare. Fede nel tempo uguale perseveranza, capacità di rimanere fermi lì, di non tirarsi indietro, di non dire ancora una volta non ce la posso fare, quindi mi ritiro nella pigrizia, nell'apatia, nell'insensibilità, ma fede che anche se sbaglia, anche se crolla, continua a dire: io posso amare, io posso perdonare, io posso cambiare, io posso riuscire ad amare profondamente mia moglie, mio marito, io posso vincere, io posso vincere, io posso guarire. Siamo zelanti questa mattina nel rinnovare la nostra fiducia nelle promesse di Dio, perché è questo che ci può fare capire che la nostra fatica, il nostro zelo non è vano se è nel Signore, che il nostro affaticarci, il nostro lottare, il nostro intercedere non è un tempo perso, ma è qualcosa che produrrà un frutto meraviglioso, che lo sta producendo. Io lo vedo già nelle vostre vite, si sta producendo un frutto, guardatelo anche voi, rimanete fermi, costanti, nessuno si lasci ingannare da quello che il diavolo sta dicendo, cioè non serve a niente quello che tu fai, ma fai la tua parte, dice il Signore questa mattina, fai la tua parte, figlia mia, fai la tua parte, comprendila meglio e fai la tua parte, collabora, impegnati, entusiasmati di un entusiasmo nuovo, non quello emozionale, quello è finito, siamo ormai stati così tanto delusi dai nostri entusiasmi che siamo spenti quasi, ma Dio sta dicendo: io voglio riaprire dentro la tua vita un entusiasmo diverso, una spinta nuova di libertà, perché ti ho chiamato ad essere collaboratore per il mio regno. Preghiamo insieme. Signore, Signore, non vogliamo cadere nella
trappola né dello zelo carnale. Forse abbiamo avuto, ma la cui conseguenza è stata un'indolenza altrettanto carnale. Ma vogliamo scoprire cos'è il vero zelo per la tua casa. E siamo convinti che solamente il tuo spirito ci darà una chiara visione di questo. Solo il tuo spirito potrà riaccendere i nostri motori che si sono spenti nella salita. Forse alcuni hanno fuso persino, Signore, ma grazie che il tuo spirito mette olio in questi motori e li rimette in funzione, li fa girare. Sì, Signore, vogliamo riaccelerare nel nostro impegno, nel nostro essere a favore degli altri, ma non più con le nostre risorse. Abbiamo bisogno di te, Signore, se no saremo travolti. Vogliamo per fede e perseveranza ancora essere lì a raggiungere le tue promesse, Signore, quelle parole che ci sono state date. Io sento che molti di noi hanno ricevuto delle parole forti, profetiche, anni fa, e poi si sono dimenticati queste cose perché le situazioni brutte, difficili, ti hanno portato a stare malissimo. Dio non si è dimenticato di quello che ti ha promesso, ma ti sta chiedendo di collaborare in una maniera nuova. Esci fuori dalla tua indolenza, dalla tua apatia, dalla tua insensibilità questa mattina. Sì, Signore, facci uscire da queste cose affinché possiamo essere tuoi servi. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica e buon cammino, buona accelerazione di fede.